Isolamento prima e distanziamento sociale poi sono termini che ci hanno accompagnato durante i difficili mesi di emergenza Covid-19. Abbiamo imparato a stare distanti, ma uniti, anche grazie al supporto della tecnologia. Questa, se utilizzata nel modo corretto, offre grandi opportunità, ma nasconde anche alcune insidie. Quali effetti ha avuto l'emergenza portata dal nuovo coronavirus sulla socialità e sul nostro modo di comunicare e stare insieme? Quali gli effetti psicologici? Quali conseguenze avrà tutto questo nelle relazioni istituzionali, commerciali e personali? A tutti voi ben trovati alla sesta puntata di Future Forum, il domani inizia oggi. Distanti ma uniti, relazioni e socialità dopo l'emergenza. Questo è il tema che tratteremo nel corso di questa puntata. Come sempre, per l'introduzione passo la parola al presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, intervistato dal direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier. Benvenute e benvenuti. Oggi parliamo dell'impatto del lockdown e della pandemia sulle relazioni interpersonali. Presidente Da Pozzo, anche grazie alla tecnologia ci siamo comunque connessi l'un l'altro in questo periodo, ma siamo stati davvero più vicini o invece questo modo di comunicare ci ha resi più lontani? Le relazioni sociali sono la base delle relazioni economiche. Oggi abbiamo collegato da New York l'amico Giovanni Pellerito, che saluto. Ecco, è fondamentale che il rapporto interpersonale sia presente all'interno dei rapporti economici, pur capendo che il post-Covid ci ha portato a comunicare, a interfacciarsi in modo diverso. Ecco, io penso che ci dovrà essere un mix fra quello che sarà l'utilizzo delle piattaforme digitali e quello che sarà la necessità di relazionarsi in modo interpersonale, perché molti dei nostri prodotti, soprattutto quando vengono presentati all'estero, e parlo dei prodotti agroalimentari, dei prodotti tecnologici, dei prodotti meccanici, hanno bisogno di essere raccontati, perché sono dei prodotti con grande innovazione, ma soprattutto che provengono da delle storie del territorio. Ecco, quindi il Covid ci porterà ad un mix fra quello che è la comunicazione e la interazione di tipo tecnologico, ma bisognerà ritornare anche a un'interazione di tipo interpersonale. Ecco, queste le parole del presidente Da Pozzo. Sentiamo ora la voce dei nostri ospiti. E arriviamo dunque in studio. Vado allora a presentarvi, prima di sentire le considerazioni dell'esperto nazionale al quale abbiamo chiesto un contributo, vado a presentarvi gli ospiti. Saluto Cristina Pozzi, grazie per essere tornata con noi, CEO e cofondatrice di Impact School, che ci aiuterà in particolare a declinare a livello locale le considerazioni e le riflessioni dei nostri ospiti nazionali, e poi le riflessioni in studio con gli ospiti che vado a presentarvi. Saluto e ringrazio Roberto Calvani, che è presidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, grazie per essere con noi. Un saluto anche a Fabio Turchini, che è presidente di EUPRAGMA. Grazie allora per essere qui con noi. Lo ha anticipato il presidente Da Pozzo, l'ospite, l'esperto nazionale al quale abbiamo chiesto alcune considerazioni è Giovanni Pellerito, manager di relazioni istituzionali ed internazionali, esperto di comunicazione strategica. È fondatore e CEO della GP Communication North America, azienda che ha sede a New York, specializzata nell'azione di posizionamento strategico delle imprese italiane negli Stati Uniti, che annovera tra i propri clienti realtà come ad esempio Lamborghini e l'Istituto del Commercio Estero degli Stati Uniti. Allora partiamo proprio dalle sue considerazioni. Ma cosa ci ha lasciato e cosa ci lascerà questa pandemia ancora è abbastanza prematuro. Sicuramente ci ha dato parecchi spunti di riflessione, siamo a circa un anno ormai dall'inizio della pandemia e alcune riflessioni possiamo farle, come ad esempio quella principale, che è la prima volta che il mondo esce da quella sua comfort zone
È vero che abbiamo avuto parecchi momenti critici, però le nuove generazioni, devo dire dal baby boomers in poi, non hanno mai compreso realmente che cosa significa avere momenti del genere. Ecco, io vorrei soffermarmi su due momenti particolari. Innanzitutto il ruolo dei giovani. Giovani che vivevano la casa in maniera un po' particolare, come tutti sappiamo, e che invece diventano punti centrali, perché anche diventano mentors, perché sono coloro che a volte danno spiegazioni, aiutano a fruire della innovation technology. E poi la tecnologia sicuramente ci ha dato una grande mano. In questo momento eravamo abituati già a gestire relazioni miste fatte da incontri telematici, mail, incontri telefonici e poi però una fase di incontro fisico. Tutto questo a un certo punto si è dovuto bloccare e grazie alla tecnologia siamo riusciti comunque a non avere nessuna forma di cortocircuito e continuare quantomeno in una via unica le nostre relazioni. La volontà è sicuramente tornare alle relazioni come erano prima. Torneremo, ci ha insegnato questa pandemia e ci insegnerà sempre più a comprendere che la comfort zone non è una comfort zone che può durare a volte in eterno e quindi saremo molto più preparati anche a vedere il futuro. Rientriamo in studio, chiedo allora subito a Cristina di raccogliere le prime sollecitazioni che ci arrivano. Grazie, intanto sicuramente il tema dei giovani e il tema del nostro rapporto con la tecnologia sono due cose centrali da considerare in un momento come quello che stiamo vivendo oggi, perché con l'emergenza del Covid di fatto stiamo andando ad accelerare una serie di processi che ci portano verso il futuro ancora più in fretta. Quindi se da un lato per molto tempo abbiamo accusato i giovani di trascorrere troppo tempo ad affidarsi alle tecnologie per i loro rapporti sociali, pensando che non contassero più per loro i rapporti fisici, in realtà ci siamo accorti dall'altro lato che non è stato così, che non è così, che anche i giovani cercano le relazioni sociali con la loro fisicità, anzi ancor più di noi, visto che spesso sono anche in età in cui è importantissima questa parte, ma che al contrario di noi adulti sanno usare in modo più sinergico questi strumenti tecnologici che ci permettono di restare in contatto anche quando siamo lontani. Quindi abbiamo imparato da loro ad usare quindi questi strumenti dal punto di vista tecnico. Ora dobbiamo tutti insieme pensare a come ripensare le nostre relazioni in modo tale da un lato da massimizzare il meglio che il digitale e le tecnologie di comunicazione ci possono dare e quindi sfruttarle senza replicare cose che facciamo offline pensando che semplicemente si possano fare nello stesso modo online, e dall'altro massimizzare invece i momenti in cui siamo insieme, quindi fare sì che contino davvero e che le nostre relazioni possano spingerci verso quei bisogni che abbiamo visto durante il Covid di comunità, di solidarietà e di rapporti intergenerazionali che ci possono far crescere. Ecco perché proprio anche la località diventa una cosa importantissima per le relazioni di oggi. Assolutamente, relazioni con gli altri ma nuove relazioni anche con se stessi. Vado da Roberto Calvani per chiederle questo. Qualcuno ha descritto la pandemia come una impietosa macchina della verità che ci ha posto di fronte ai nostri punti di forza, le nostre qualità ma anche le nostre fragilità, i nostri punti di debolezza. Questo riguarda le singole persone, riguarda anche le relazioni. Condivide questa impostazione? Ma assolutamente sì, sono stati messi in evidenza punti di forza e di debolezza che però non è possibile, credo, generalizzare. Ognuno ha messo in atto quello che è riuscito e mettendo in atto delle grosse potenzialità ovviamente. Io vorrei dire che al di là delle persone dobbiamo vedere dei punti di forza e di debolezza nelle istituzioni che hanno guidato questo periodo. Il punto di forza, visto che parliamo di una pandemia che ha gli aspetti sanitari, ma sociali ed economici, un punto di forza sicuramente è lo stato di eccellenza del nostro sistema sanitario specifico nella cura, ma un grosso punto di debolezza noi abbiamo riscontrato è stato quello di non aver fatto un'adeguata programmazione, una serie di,
di azioni sui tagli della spesa pubblica sanitaria ha portato a delle grosse criticità in questo periodo. Grazie. Vado allora da Turchini, lo ricordo, abbiamo detto che è presidente di EUPRAGMA, che si occupa di consulenza manageriale per lo sviluppo strategico organizzativo delle risorse umane, è anche scrittore, saggista e formatore. La pandemia si è abbattuta come un tornado anche sulle imprese. Allora, che segno ha lasciato su imprenditori e lavoratori? La pandemia sì, si è riversata in modo impetuoso e sconquassante, mi verrebbe da dire, nelle imprese, nelle organizzazioni di lavoro, ma anche dal punto di vista delle relazioni attraverso le quali le persone che operano all'interno di un'impresa vengono coinvolte. Rimane sempre il primato della funzionalità e del risultato, però se un tempo i risultati migliori si ottenevano con pianificazioni lunghe, e oggi questo non è possibile, si ottenevano attraverso regole ferree, stratificazioni, se vogliamo, all'interno dell'azienda, che creavano livelli di controllo e di responsabilità diverse. Adesso invece si propende, e il Covid questo credo lo stia accelerando, si propende per un modello partecipativo, molto dinamico, il più possibile equilibrato tra gli interessi che si cercano di contemperare all'interno delle imprese, dei collaboratori, dei clienti, dei fornitori, di chi poi finanzia e investe, dell'ambiente circostante, ecco, mettere in equilibrio queste forze con grande consapevolezza, grande proattività, ma soprattutto proprio con senso di collaborazione. Vado da Calvani, torno da Calvani perché insomma si parlava di distanziamento sociale, è anche vero che questa situazione ci ha fatto poi alla fine sentire tutti più uniti, più vicini, abbiamo riscoperto un senso di comunità e questa pandemia non ha sicuramente intaccato, anzi, lo spirito di solidarietà tra le persone, quindi insomma c'è anche un'eredità positiva. Ma assolutamente sì, meno male che è successo questo. C'è stata una riscoperta delle relazioni anche a distanza, una riscoperta del valore della solidarietà, dell'aiuto reciproco che forse era andata magari scemando nel tempo passato. Io credo che questo deve essere una cosa che ci portiamo dietro anche per il futuro, assolutamente. Turchini, le imprese hanno diverse responsabilità sul fronte economico sicuramente, ma anche dal punto di vista sociale. Quale può essere allora il ruolo delle imprese nella bufera che stiamo attraversando? Beh, la responsabilità sociale delle imprese, al pari della responsabilità nei confronti dell'ambiente, può diventare anche un fattore critico di successo nel momento in cui l'impresa che si ritrova con le carte in regola, per così dire, sotto questo profilo, può risultare più appetibile, più interessante, più, come posso dire, credibile, e noi sappiamo che un'azienda vive anche di reputazione. Passa per esempio anche attraverso la relazione che ha nei confronti delle persone che operano, si potrebbe dire delle risorse umane, e in aggiunta anche per esempio l'interesse che l'azienda ha nei confronti del territorio, non solo per evitare squilibri dal punto di vista dell'ecosistema, ma anche per investire in termini di cultura, di arte, per fare in modo, insomma, che l'azienda sia chiamata a generare valore, non a sottrarlo. Ebbene, tutto questo ha a che fare con la responsabilità sociale d'impresa. Grazie, ringrazio molto i nostri ospiti, siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento. Vi anticipo che nella prossima puntata di Future Forum, Il Domani Inizia Oggi, parleremo di città del futuro, le smart cities tra tecnologia e reti. A presto!